ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, l'Orso Jurassic 410 e oggi siamo qua nuovamente su No Man's Sky. Allora, ci troviamo qui alla navicella perché? Perché è successa una cosa meravigliosa. Cioè, io cosa stavo facendo? Ho ovviamente registrato la partita, come avete visto ovviamente c'era un video. Ma non solo, ne ho registrati 4 di video, ok? Tutti di seguito. Ma io non mi sono accorto che cosa? Che la registrazione si è interrotta. Quindi niente, non ho registrato praticamente 3 video. Quindi niente, ho già trovato tutte le cose praticamente. Ho già riparato l'astronave, quindi vedete tutte le cose riparate. E adesso eravamo pronti appunto a partire. Perché siamo ancora sullo stesso pianeta, tutto distrutto. Eravamo pronti, tra l'altro c'è qualcosa. Ok, che non avevo mai aperto. Non hai trovato nulla, va bene. E comunque adesso eravamo pronti a partire, quindi niente, cosa facciamo? Poi partiamo, ho perso dei video, però ehi, vabbè, tanto alla fine non facevo nulla, raccoglievo materiale, quindi ci sta. Ok. Allora, io non so come fare per farla funzionare. Ok, tieni premuto W per decollare e E per uscire, ok. W. Ok. Obiettivo viaggio raggiunto. Ok, siamo partiti, signore e signori, siamo partiti. Ok. Ok, questa qua è la nostra astronave. Lancio astronave completato. Ok, dammi altri obiettivi, ti prego, perché non so cosa devo fare. Ok. Lascia il pianeta, posta l'altra nello spazio. Tieni premuto V per accelerare. Vola usando, vabbè, ok. Vai, acceleriamo. Ok, perfetto. Cioè, bello, dai. Ah, è giusto, tra l'altro, essendo che siamo nello spazio, non c'è né un sotto né un sopra. Questa qua è l'atmosfera, mi stai dicendo. Tra l'altro, bello, spazio per il turbo. Avvio motore a impulso? What? Oddio, figata. Perfetto, come si fa a fermarsi? Ok. Ok, ok, ok. Ci sono cose lì fuori. Il pianeta è questo, quindi. Questo qua è il pianeta in cui eravamo prima. Ok. No, non è questo il pianeta, scherzo. Ah no, sì, ok, vedete. Jurassic Alpha 01, che l'avevo rinominato io, perfetto. Ok, ora, ho lasciato il pianeta. Però ho visto che tipo, dov'è che eravamo? Non lo so. Ok, attiva l'iperguida, la mappa galattica premendo M. Ok. Mamma mia. Va bene. Ok. Ci fanno andare qua. Ok. Devo andare qua, non lo so io. Andiamo qua, proviamo ad andare qua. Ok, perfetto. Stiamo viaggiando nell'iperspazio, mamma mia, troppo forti. Ok. Ok, oddio, cosa sta succedendo? Ok. Si sono spenti gli schermi, va bene questa cosa? Ok, ok. Oh, 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 oh. Scusa, queste navi poco belle cosa sono? C. Ok. Dove? Segnale rilevato. Ok. Ok, segnale in arrivo, arrivata trasmissione radio faro. Dove? Là? No. Non lo vedo. Ah, ok, c'è il segnalino, cioè sono un po' stupido. Lì c'è un radio faro. Ci andiamo? Radio faro arrivo fra 5 ore. Beh, è divertente. Se noi andiamo a massima potenza. Col motore a impulso. Vai! Super potenza. Ok, ma tra l'altro ho idea che facendo in questo modo, cioè usando il motore a impulso, tipo si consuma il carburante. E questa cosa non va bene. Però ehi, va bene. Ok, radio faro. Cos'è questo radio faro? Non lo so, andiamo a vederlo subitamente. Tra l'altro, oddio quanto sei lento. Segnale in arrivo. Sì, lo so, se sto andando radio faro. Stai calmo, calmo. Ci sto andando. Ok, 18 secondi e arriviamo. Tra l'altro in questo momento stiamo andando a una velocità di 600.000 km al secondo. Beh, è divertente, dai. Ok, rallentiamo per favore. Ok, ok, fermi. Ok. Bam, rallentiamo. Ok. Ok, stiamo andando comunque molto veloci, eh. Però non a velocità curvatura. Sì, magari potevamo tenerla ancora un attimello. Anzi no, fermi. È dentro il pianeta? Ok, sì, ok. Girati per favore. Cioè, ok che nello spazio non c'è
la, come posso dire, oddio, stiamo entrando in atmosfera, non riesco più a comandare l'astronave. Ok, piano, 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 ok, l'astronave si comanda molto male nell'atmosfera, questa cosa non è bella. E arrivo fra di, ok, 15 secondi arriviamo, ok, siamo sul pianeta Onikatawaka Kiriki, ok. Ok, tieni molto A per attivare il salto impulso. Ok, ah, e c'è interferenza planetaria, ok. Perché ovviamente siamo nell'atmosfera, non possiamo dare impulso dentro l'atmosfera, beh, mi sembra ovvio. Ok, mantieni il gas però, accelera. Cioè, perché, no, perché stiamo rallentando? Ci stiamo schiantando al suolo? Io non sono in grado di frenare. Non so frenare, non dovete farmi fare... No! La nave continua a rallentare. E non so... Ok, ok, forse ci stiamo schiantando, questa cosa non è bella. No, no, non andare verso il basso! Oddio! Ok. Ok, ok, così stiamo aumentando la velocità. Oddio, ok, l'ho visto il radiofaro, ma il punto è che non sono in grado di frenare, quindi mi schianterò al suolo. Oddio. Ok, però, ok, andando verso il basso la nave rallenta. Il che è abbastanza carino. Noi, vabbè, ci puntiamo là, andiamo là. Tanto arriviamo fra 10 secondi, arriviamo a quel... Sì, vabbè, 10 secondi, ma sto andando un pochino veloce, no? Non sto andando un po' troppo veloce. No, non so frenare. Oddio, come si fa a frenare? Oddio! Piano, ok. Ok, qua c'è il radiofaro. Se io volessi per caso atterrare, magari non si... Non così, non così. Oddio, 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 oddio. Ok, ok. Ok. Ok, devi insegnarmi come si fa a frenare, però. Ok, ah, premi... Ok, vai, e allora. E... Sequenza di atterraggio avviata. Bellissimo, mamma mia. Non so dove siamo atterrati. Ok. Punto di rigenerazione salvato, va bene. È un pianeta abbastanza caldissimo questo. Va bene, va bene. Ok, ora il radiofaro dov'è che è? È là, dall'altra parte della montagna. Che bello, eh? Arrivo fra... Madonna, e ho parcheggiato ancora lontanissimo. Ecco, forse non è stata proprio un'idea geniale parcheggiare la nave qua. Però... Là tra l'altro c'è un altro punto, arrivo fra 2 minuti. No, facciamo una cosa, spostiamo la nave. Mettiamola più in parte possibile là, per favore. Cioè che va bene tutto, però... Bam, ok. Piano, 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 rallenta, rallenta, rallenta al minimo. Ok, a terra adesso. Ok, così vedete, ci siamo in parte e non dobbiamo avere problemi. Così almeno l'astronave è qua e se dobbiamo prendere qualcosa è qua. È qua in parte, ok. Ok, questo pianeta, a differenza dell'altro, è estremamente caldissimo. Ah, che bello. Ok, attiva il radiofaro. Tieni premuto il tasto E per interagire. Ok. C'è un radiofaro. Lo accendiamo. Accendiamolo, non so minimamente cosa sia, ma lo facciamo. Punto di... Ok, inserisci, vai. Boom. Ok, ho appena attivato cose. Ok. Ho ottenuto dei dati di navigazione. Ok. Là. Ok, là c'è... là c'è un avamposto. Ok. Tra l'altro, oddio. La mia astronave si è parcheggiata su un albero. È divertente. Più o meno. È più o meno divertente, diciamo. Va bene, ci arrivo. Io adesso volo là con l'astronave. Sì, uso l'astronave perché è comodo usare l'astronave, ok? Ok, piano, piano. Interagisci, entra. Veloce, ok. Bam, accendiamo i motori e partiamo. Vai. Tra l'altro i propulsori di lancio si stanno scaricando. Questa cosa non va bene. Ok, andiamo all'avamposto. Dov'è? Dov'è che sei? Ok, qua. No. No, 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 ok. Andiamo a massima velocità, per favore. Tanto, dai, vai. Cioè, massima velocità stiamo andando a 100 U. Che U è l'unità di misura di questo gioco, quindi non è veloce 100 U. Perché prima andavamo a 600.000. E 100 non è tanto. Va bene, però ci stiamo arrivando. Ok, quindi c'è un avamposto, mi stai dicendo. Spazio. Ok, il turbo non funziona, ovviamente, perché... Perché, cioè, siamo su un pianeta, il turbo ovviamente non funziona. Ok, qua c'è qualcosa, rallentiamo allora. Eccolo qua. Eccolo qua. Andiamo avanti appena appena, ok. Parcheggiamo... No, no, non girarti. No, ok. Parcheggiamo qua l'astronave. Ok, bam. Ok. Ci siamo.
Perfetto. Punto di indicazione salvato, ok. Siamo arrivati e qua c'è un avamposto. Quali segreti avrà questo avamposto? Gli ho dato a segnare radio, lo so. Cioè, più che altro, dov'è l'ingresso? Deserto di Tomahawk. Non scoperto. Questa cosa cos'è, scusa? Boh. C'è una specie di cosa per le navi o macchine. Ok. Ho sentito un qualcosa di molto brutto provenire da dentro quella struttura, però io ci andrò. Ok, qua tra l'altro c'è anche un punto di domanda, quindi... Ehi, prendiamolo. Cos'è questo punto di domanda? Salva. Ah, ok, è un salvataggio. Perfetto, cioè già che c'è, salviamo. Perfetto. Ok. Ah, qua c'è... Ah, ok, qua c'è l'ingresso, perfetto. Magari potevo metterla qua davanti l'astronave, ma ehi, non sapevo che l'ingresso era qua. Devo premere qualcosa, si apre da solo? No, ok, si apre da solo. Perfetto. C'è un alieno? Cioè, mi stai dicendo che c'è un alieno? C'è un alieno. Cosa vuol dire inventario pieno? Cioè, devo... Madonna. Ah, fermo. Qua c'è spazio. Ok, nell'astronave c'è un po' di spazio. Buttiamo qualcosa nell'astronave. Tipo il ferro. Trasferisci nell'astronave. Ok, anche... Boh, tipo... No, il carbonio in realtà lo teniamo perché c'è per caricare i motori, quindi... Anzi, scherzo, il carbonio deve andare di là, serve per caricare i motori, ho appena detto. Ok, ok, basta. Perfetto. Tu allora, alieno, posso interagire con te? Cosa mi dici? Ok, una creatura mi sta aspettando, è bassa e piccolo becco, certamente non è minacciosa, mi guarda curiosa. Parla per un attimo in lingua che non conosco e infine mi allunga una stele con stupore. Mi rendo conto che capisco quello che c'è scritto sopra. Quando alzo lo sguardo per incontrare quello della creatura, quella si è già voltata, disinteressata. Immagino che ci sia solo un corriere, non l'autore del messaggio. Ok, la stele contiene anche il progetto di una nuova tecnologia, una iperguida. Ok, prendilo, c'è una comunicazione che può... Ah! Piano! Istruzioni su come tracciare la rotta che preferisco tra le stelle. Il suo valore è inestimabile. La creatura occupata non terminale. Evita il mio sguardo e attenda che me ne vada. Ok. Ho appena ottenuto una nuova tecnologia. Motore a propulsione iperluce. Ok. Che permette alla astronave di raggiungere una velocità a curvature e saltare fra i sistemi attuiti. Ok. Si considera accendere i sistemi iperluce sulla mappa galattica. Ok. Ok. E sono questi? Perfetto. E ce l'ho. L'unica cosa è che devo ricaricarla. Non c'ho nulla per ricaricarla. Perché si ricarica con boh, chissà cosa. Ok, quindi mi stai dicendo che ci sono. Rifornisci l'iperguida. Torna alla tua astronave e raggiungi la stazione spaziale. Ah, perché mi stai dicendo che abbiamo scoperto che c'è una stazione spaziale nello spazio? Beh, è una figata. Ok, ora volevo soltanto vedere questa cosa. Con cosa si ricarica? Con cellula di curvatura. Ok, che posso craftare in qualche modo. Tipo, no, mi sa che non posso craftare. Ah, già, perché non si fa così. Perché sono cretino e non si fa così. Perché per craftare si crafta E. Ok, cellula di curvatura. Si crafta con Taumium 9 e antimateria. L'antimateria dici, boh. Ok, esatto. L'antimateria non l'abbiamo mai. Però il Taumium 9 ne abbiamo molto poco, ma ne abbiamo. Ok, va bene. Mi fa molto piacere. Oddio, scusa. Intanto facciamo un attimo una scansione della base per vedere se c'è qualcosa. Ok, vedete che fuori c'è qualcosa. Ok, qua ci sono strani computer. Qua c'è una base di atterraggio. E qua c'è un'astronave. Ok. Interagisci. Ok, ah, ci fa. C'è sempre lui qua, ma io non lo capisco. Il pilota batte il becco per indicare se è disposto a fare affari. Fai un'offerta dall'astronave. No, non. Non. Ma io non la voglio questa astronave. La mia va più che bene. La mia astronave va più che bene, grazie. Perché poi non lo capisco. Cioè, magari mi stai dicendo, ah, dammi tutto che non ti do niente. Ok, mi fa prendere i colpi tutte le volte che mi dice livelli di temperatura stabili. Qua posso accedere. Porta chiusa. Occorrente, un pass dell'Atlante. Non c'è neanche quello di livello 1. Secondo te c'ho il livello 2, ma no. Ok. Perfetto, quindi niente. Io esco e facciamo le missioni che ci è andato. Ok. C. Dov'è che avevo trovato? Ok, lì dietro c'è qualcosa. E là c'è anche qualcos'altro, anche là. In realtà, dov'è? Là. Là cos'è che c'è? Ah, fuori dal pianeta, stazione spaziale, ok. Quindi bisogna andare là. Qua c'è una cassa di... Probabilmente
provviste. Prendiamolo, cioè plutonio, va bene, 17 plutonio, buono. Ok. Ok, molto molto interessante, devo dire, molto molto interessante. Questo gioco mi sta piacendo, devo dire. All'inizio sembrava boh, cioè carino anche all'inizio, però boh, all'inizio non si capiva nulla. Invece adesso cioè si capisce, è tutto molto più facile. Ora, rifornisci l'iperguida. No, io non posso, non c'ho la cella di curvatura. Più che altro, questo dovrei ricaricarle col plutonio. Quanto ne ho? Poco, molto poco. Consuma il 25% tutte le volte che parte. E non va bene. Come faccio a uscire? Non mi ricordo. Ok, col tasto E. Allora, visto che lui, visto che quel tizio lì, quell'alieno lì vende cose, voglio guardare se mi vende anche la cella di curvatura. Perché sarebbe una cosa abbastanza utile. Perché sai com'è? Oh, qua c'è qualcosa, fermi. Ok, provviste, qua c'è l'altro plutonio. Ok, plutonio, buono il plutonio che ci serve. Entra. Ok, ciao. Ciao, alieno. Occorrente 20 carbonio? What? Perché scusa 20 carbonio? Non ho capito. Boh. Richiedo, ok, richiedo carburante. Ok. Richiedo carburante. Miglior amico Jack o più. Cioè, cosa vuol dire? Cosa significa? Non sto capendo. Va bene, va bene. Qua c'è un co... Cos'è questo coso? Ah, kit di primo soccorso. Ah, wow. Saluta al massimo. Ok, buono. Cioè, tra l'altro, messo proprio nascosto lì che dici, madonna. Ok, l'astronave non c'è più. Ok. Qua c'è un... Interagisci, richiama astronave, un chip bypass, ok, non ce l'ho, quindi fa niente. Qua ci sono dei rottami, non se, ma non posso fare nulla su questa base, va bene. Più che altro, li devo rifornire l'iperguida, non so in che modo. Non so in che modo, tu posso, cioè, mi fai, sì, ti parlo con te. Sì, sì, fa niente, non mi interessa. Ok, il mercante sembra con la pochina scusateca. Cosa vuol dire il migliore amico Jack o più uno? Reputazione Jack attuale, consumatore. Ok, ah, ok, devo avere... Ok, devo avere la reputazione a miglior amico. Ok, perfetto. E non so come fare per fare, cioè, avere questa cosa, però, ehi, va bene. Là, tra l'altro, c'è un qualcosa. Ma il mio punto è... Come faccio a... Utilizza che... Scoperta nuova tecnologia. Raggio concentrato Sigma. Unità completamente raggio minerale. Il raggio minerale agisce più velocemente su materiali ricchi di risorse. Una volta che più veloce da acquistare la formazione rocciosa, agisce automaticamente una volta inserito nell'inventario del multitool. Ok. In realtà si possiamo craftarlo subito. Cioè, ci manca soltanto del plutonio. E beh, montiamolo. Cioè, no, qual è che era? Non lo so. Ah, questo tipo. Vabbè, vabbè. Ci sta. Cioè, tra l'altro serve il plutonio per fare tutto, ma va bene. Ok, allora, qua, oggetto, interagisci. Ci sono, oddio, cioè, posso far girare una sedia. È divertente, ok. Ok, lo scanner non mi dà niente, però, ok. Devo un attimo capire, là cos'è che c'è? Un altro radiofaro, là, quello là. Fammi, perché non me lo punta? Ah, no, è lo stesso di prima. Là c'è un qualcosa, fermi. Che l'ho visto adesso. Scusa, cos'è sta... Sta base messa qua. Cos'è sto coso? Già che siamo qua, voglio attivarlo. No, davvero. Tu cosa sei? Occorrente un chip bypass. Che non ho. Bellissimo. Ok, rifornisci l'iperguida. Va bene. Lo so che devo rifornirla. Ma finché non trovo l'antimateria. Devo trovare l'antimateria. Ok, la di tecnologia per il multitool. Ok, altre cose. Acceleratore e ricarica. Sì, questo qua possiamo craftarlo, ma in realtà non ci serve più di tanto. E nulla, perché non c'è nient'altro, diciamo. Va bene. Allora, io proverei ad andare sulla base spaziale, perché magari là c'è quello che ci serve. E essendo che è tipo una missione, quindi, ehi, facciamolo. Tanto non costa nulla farlo. Ok, adesso guardate la proaggine. Riusciamo a saltare questa barra e poi adesso moriamo male. Ok. Qui tra l'altro c'è una creatura. Ciao, creatura. Sei cattiva? Sembri una creatura malvagia, però non sembri cattiva. No, ok, sembri molto terrorizzata.
Ok, entriamo nella nostra astronave. Ma comunque, da Jurassic Cacciolo 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di No Man's Sky, in cui andremo sulla base spaziale per vedere com'è e soprattutto per vedere se c'ha l'antimateria che ci serve per ricaricare la nostra bellissima iperguida. Quindi, ciao a tutti!